Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video non sono in casa, come potete vedere, ma sono in Brenta e se vi siete accorti, sì, mi sono tagliato i capelli, ma lasciamo stare, sono andato a... Perché Bruschetta ha compiuto un anno, quindi volevo fare uno speciale con lei. E praticamente lì andrò a fare un terrario, cioè un box un po' più naturalistico, quindi fatto un po' meglio e stiamo facendo la teoria qua. Quindi andremo a prendere in Brenta delle cose per bruschette che adesso vado a cercare e dopo vi farò vedere tutte quelle che prendo, tipo corteccio, quelle cose là. Io vado a cercarle intanto. E dopo circa un'oretta o 40 minuti di ricerca, ora non mi ricordo quanto perché non mi ricordo quando sono andato via, ho dato questo e questo che potrebbe fare come nuovo nascondiglio a bruschetta invece di quella schifo di tana che a me fa cagare che c'è adesso dentro di plastica. Quindi questa sarà la nuova tana di bruschetta che andrò a mettere a sterilizzare e appena avrò sterilizzato a 100 gradi per 30 minuti andrò a mettere nel box di bruschetta. Ora vado ad accendere il forno 100 gradi e aspettiamo che si scaldi e poi metto dentro le cortecce. Le metterò dentro a 100 gradi per 30 minuti, quindi appena le avrò messe non mi rimane che aspettare che siano pronte e poi le possiamo andare a inserire nel box di bruschetta. Ora che il forno è bello caldo, possiamo andare a mettere dentro le cortecce che ho preso. Quindi siccome è caldo le vado a lasciare qua sul forno, che in caso ci siano batteri o qualcos'altro vengano uccisi. Impostiamo 30 minuti, che non so neanche come si fa, ma penso di aver capito. Ok, 30 minuti impostati, voi non lo vedete forse, ma io ho appena impostato 30 minuti. Le cortecce hanno finito, quindi ora andrò a tirarle fuori. Eccole qui, senza scottarmi, e le vado ad appoggiare un attimo fuori che si raffreddino e vado a spegnere il forno. Adesso ho aspettato bruschette in una scatoletta provvisoria finché gli sistemo cioè il box, e intanto lo lasciamo là e sistemiamo il box suo con la nuova decorazione. Eccole qua, io avevo pensato di metterne una messa così, o se no la metto in diagonale, messa qui, e quest'altra che vado a completare la tana nuova così. Oppure metterla nell'altro senso, quindi così in orizzontale, ma non potrebbe entrare. Quindi ora penso e poi vi dico come la metterò. Ho scelto, quindi metterò qua il cocco. Qua metterò la tana, cioè la ciotola con l'acqua e il calcio. E qua metterò questa che è la tana nuova di bruschetta, che è fatta così, che può andare sotto e nascondersi qui. E ora andiamo a mettere dentro bruschetta. Vado a prendere. Apriamo la scatoletta dove ho comprato Giuseppe, tra l'altro questa scatoletta, quindi non la darò mai via questa scatoletta perché sta essendo un ricordo. Se riesco a prendere perché non è facile filmare, aprire. Ok, aperto. Ora prendiamo bruschetta che si è incollata allo Scottex, quella qua, che pesa anche 36 grammi. Adesso andiamo a metterla giù. Questa l'ho sterilizzata, come ho già detto, per 30 minuti a 100 gradi in forno. Adesso bruschetta è a posto, quindi questa era la speciale bruschetta per il suo compleanno, quindi ora potrò fare l'outro di questo video, quindi noi ci vedremo lì. Io direi che questo video può finire qua. Se il video vi è piaciuto vi potete lasciare un like, se vi va, un commento se l'avete fatto, se vi va iscrivetevi al canale. Quindi io vi ricordo di nuovo che i video non usciranno più 3 a settimana ma uno al giovedì alle 2. Quindi l'orario è lo stesso, solo che ne farò uno solo. Più lungo e fatto meglio, come questo, che spero vi sia piaciuto. E non mi rimane che ci vediamo al prossimo video che sarà quello di giovedì prossimo alle 2.